Azione. Eccoci. Buonasera a tutti e bentornati al consueto appuntamento settimanale che a partire dal giorno della memoria ha avuto solo un buco a causa di un imprevisto da parte dei relatori di settimana scorsa, ma insomma questo ciclo che abbiamo deciso come Comune di Lodi di chiamarlo in maniera emblematica Riflessioni in Comune, appunto è iniziato il giorno della memoria e a partire da allora ogni giovedì ci accompagna settimanalmente via Zoom in diretta su Facebook nei temi di approfondimento fatti per quanto riguarda la qualità in generale. Abbiamo deciso di farlo con una regola fondamentale che è quella di invitare esclusivamente persone competenti e che avessero ovviamente qualcosa da dire nel loro campo e in generale. L'obiettivo di questo tipo di iniziativa è duplice. Il primo era e rimane quello di promuovere, incentivare la lettura e quindi presentando libri, questa cosa è in assoluto qualcosa di positivo, a maggior ragione in un periodo come questo. La seconda cosa era appunto quella di offrire occasioni di confronto, di dibattito, di scambio di idee che potessero essere accessibili a chiunque, in qualunque formato, in qualunque modalità, perché evidentemente queste serate possono essere viste grazie alla tecnologia in diretta o in differita su Facebook o su Zoom, poi vengono caricati su YouTube, vengono girati in vari modi, quindi c'è la possibilità di fruire eventi di questo tipo in una modalità molteplice. All'inizio ovviamente questa era l'unica modalità consentita, perché a febbraio di quest'anno gli eventi pubblici progressivamente erano dal vietato a scaldamente sconsigliati, disincentivati, eccetera. Oggi stiamo finalmente tornando alla possibilità di ripoter organizzare eventi di socialità, di confronto, di incontro, ma insomma questa modalità ci aiuta in mille modi. Abbiamo deciso di fare dei mini cicli all'interno di questo macro ciclo che appunto si chiama Riflessioni in Comune, il primo dei quali, che non è questa sera, ma tornerà settimana prossima, è quello che riguarda l'approfondimento e la divulgazione scientifica, perché crediamo che per tornare a una situazione di progressiva normalità sia stato merito, sia e continua ad essere merito della scienza, quindi del processo di vaccinazione di massa che sta facendoci tornare progressivamente a una situazione di normalità. Ancora oggi viviamo delle limitazioni della nostra libertà di movimento, della nostra socialità, della nostra libertà di intraprendere, eccetera. Quindi è giusto che un ente pubblico come il Comune di Lodi cerchi di appunto diffondere buona divulgazione scientifica. Il secondo sostanzialmente mini ciclo è quello di divulgazione economica, perché anche qui tendiamo a sottovalutare i danni che possono essere fatti dalle bufale sia di carattere scientifico che di carattere economico. E quindi, come dire, questa sera abbiamo deciso di presentare un libro insieme a tre giornalisti economici, come dire, di vaglia, che sono appunto l'autore del libro, Sebastiano Barisoni, giornalista radiofonico, giornalista economico, giornalista tout court, molto noto come dire, al grande pubblico, vice direttore esecutivo peraltro di Radio 24, Sergio Bocconi, giornalista del Corriere della Sera e Vittorio Macioce, che è caporedattore editorialista del giornale. Insieme a loro presenteremo il libro scritto appunto da Sebastiano Barisoni, Terra Incognita, con un sottotitolo emblematico, Una mappa per il nuovo orizzonte economico. Quindi intanto ringrazio i relatori per aver accettato il nostro invito e aver nobilitato la nostra serata con le loro competenze e il loro, come dire, mi passate l'espressione, il pedigree giornalistico. Il libro è straordinariamente bello, interessante, leggibile, scorrevole, si legge veramente tutto d'un fiato, ha un'interpretazione di ciò che è successo, credo innovativa. Io è un punto di vista che condivido pienamente, e che non avevo mai visto, e state assistendo in diretta alle magie della tecnologia che permettono addirittura la duplicazione dell'autore, che adesso vediamo in due sia del Adesso ok? dovresti. Ecco, ti devo spegnere l'altro, scusate. No, basta, il Ecco. nano questo rimane in nero, quindi se non rimane. Insomma, diciamo che questo libro è straordinario per tutta una serie di motivi, appunto perché cerca di interpretare che cosa è successo, che cosa sta accadendo e ragionevolmente le chiavi su come affrontare ciò che ragionevolmente accadrà. Quindi è un'analisi retrospettiva, è una chiave di volta per comprendere il presente e contiene anche tutta una serie di
consigli di strumenti per poter invece affrontare le sfide del futuro. La parte fondamentale, come dire, del libro è che, ed è anche questo interessante, è che spiega che non stiamo vivendo sia nella situazione della crisi pandemica, sia nella situazione pregressa dal punto di vista economico, non stiamo vivendo una vera e propria crisi, ma siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione. Ma non è dall'autore considerata la classica rivoluzione tecnologica tout court, ma è quella che l'autore definisce la rivoluzione del valore aggiunto, sostanzialmente. Questa sorta di, potrei definire, di aumento non tanto del potere d'acquisto, ma del potere generale del consumatore che in maniera paradossale, controintuitiva, io personalmente non avevo mai pensato da questo punto di vista, che grazie anzi, inizialmente alla globalizzazione, ma principalmente ed essenzialmente grazie alla rete, quindi grazie al web, si è ribaltata quella che viene definita storicamente la simmetria informativa tra il compratore e l'acquirente, sostanzialmente. Per cui tendenzialmente si pensava che appunto ci potesse essere una sorta di forza di potere contrattuale, in qualche modo, da parte del venditore in generale che fisiologicamente possedeva più informazioni sul bene che veniva messo in vendita, che potesse essere un bene fisico piuttosto che un servizio, piuttosto che un bene materiale, piuttosto che immateriale. Grazie alla capacità di navigazione, di confronto, di possibilità di parametrare, di ricerca in maniera praticamente immediata, oggi è esattamente il contrario, perché appunto c'è la possibilità di scoprire opportunità in tempo praticamente zero. Questa cosa produce tutta una serie di effetti ovviamente positivi, ma altrettanto ovviamente negativi, come tutte le vere e proprie rivoluzioni. La parte iniziale del libro si concentra tendenzialmente sull'analizzare, come dire, il fenomeno della globalizzazione, che per un liberista impenitente come me non può che essere, può che avere un valore, un giudizio assolutamente positivo. La globalizzazione ha portato un effetto tra i tanti, la drastica riduzione del numero di persone che nel mondo vivono sotto la soglia di povertà, che in maniera standard è definita con un dollaro al giorno a parità di potere d'acquisto. Questa percentuale di popolazione, sia nel valore assoluto che dal punto di vista percentuale, è drasticamente crollata, e questo nonostante appunto la popolazione sia peraltro continuamente in crescita. Questo è grazie appunto della libertà economica, quindi della rimozione dei dazi, delle barriere, la possibilità di effettuare scambi tra quello che si sarebbe detto l'Occidente e i paesi in via di sviluppo, che ormai in via di sviluppo non sono più, anzi sono vere e proprie potenze economiche oggi come Brasile, Cina, India e tutti gli altri come dire, paesi un tempo definiti via di sviluppo. Tutto questo ovviamente ha comportato anche degli aspetti negativi nella classe media dei paesi occidentali, ma insomma credo di poter dire che la somma è assolutamente positiva. Dopodiché la vera, e poi mi taccio perché non voglio, tecnicamente si dovrebbe dire spoilerare, non mi sembra il caso, su cui si focalizza il libro appunto sull'importanza straordinaria, sviscerandola, della rete, quindi del web, quindi anche le modalità con cui abbiamo approcciato la modalità di acquisto, i tipi di acquisto, i valori con cui effettuiamo gli acquisti e conseguentemente la modalità di produzione, di offerta e di scambio economico. Non si focalizza perché è terra incognita, perché ovviamente stiamo in qualche modo navigando in una terra quasi sconosciuta e quindi abbiamo un disperato bisogno di punti di riferimento e di avere sostanzialmente delle chiavi di volta per poter affrontare tutto ciò. Ne dà sostanzialmente due l'autore, insomma, che sono c'è un secondo Sebastiano Barisoni che si sta collegando da un video che temo sia tuo figlio, perché mi sembra vestito diversamente, quindi ok. Le due chiavi di volta con cui l'autore chiede di affrontare, suggerisce di affrontare come dire, la situazione presente e prospettica, sono da una parte l'empatia e quindi il valore soggettivo dell'approccio all'economia e quindi il fatto di mettere in campo delle capacità di analisi che non possono essere simulate da nessun algoritmo, da nessuna parte, come dire, tecnica. E conseguentemente appunto
specializzarsi, passatemi l'espressione, in quella che può essere definita una vera e propria consulenza. Quindi ha un approccio di analisi perpetua retrospettiva, di analisi del presente e proiezione futura. E la cosa che a me piace, e non, purtroppo non è così diffusa, è che non ha per niente un approccio millenarista, catastrofista, negativo, anzi, tutt'altro, pur analizzando tutti i fattori di crisi che ci sono, è straordinariamente concentrato sulle opportunità e quindi sugli aspetti positivi. E in un periodo in cui ancora prevale pessimismo, negatività, visioni millenaristiche del futuro, il ce lo siamo meritato perché abbiamo cresciuto troppo e quant'altro, avere un approccio positivo e ottimista come quello di Sebastiano Barisoni credo che dia una sana boccata di positività a tutti noi e in questo periodo ne abbiamo disperatamente bisogno. Quindi discutiamo di economia con tre giornalisti economici di vaglia e sicuramente la serata sarà stimolante e arricchente. Quindi ringrazio tutti e tre i relatori e cedo subito la parola a Sebastiano Barisoni. Sì, grazie. Lorenzo, tu hai già ben sintetizzato molti dei punti salienti del libro. Cerco di ripercorrerli semplicemente in maniera più ordinata. Il libro nasce da una riflessione, che adesso sarebbe troppo lungo raccontare, in cui a me veniva chiesto, anche quando la crisi finanziaria ed economica, quella del 2008 finanziaria, quella dell'attacco all'euro e ai debiti sovrani del 2011-2012, era già ampiamente finita. E molte delle imprese che io incontravo, dei manager che incontravo, sostanzialmente avevano già i fatturati che erano tornati a livello pre-crisi. Però la domanda era sempre la stessa: quando finirà questa crisi? Allora c'era qualcosa che sostanzialmente non tornava, perché se i tuoi fatturati sono già tornati o sono molto vicini a livello pre-crisi finanziaria, in alcuni casi non si erano nemmeno mai depressi più di tanto, e tu continui a fare la domanda quando è che torneremo al pre-crisi, evidentemente questa domanda nasconde un'altra domanda, che è una domanda più di carattere sociologico barra psicologico, cioè quando tornerò a vivere come prima. E denota quella che Zygmunt Bauman ha chiamato chiaramente retropia, cioè un atteggiamento in cui l'unico tuo futuro viene dato dal tuo passato. La retropia è un'utopia che guarda al passato. E guardate che questa cosa, e quindi è un atteggiamento di pancia, non è un atteggiamento razionale. Non è un atteggiamento che va a guardare numeri, fatturati, immagini operativi. È un atteggiamento che ho sintetizzato nella sindrome del sessantenne che si mette jeans rossi e va in discoteca. Perché non c'è niente di male che uno si mette che uno vada in discoteca anche a 60 anni. Diverso è se tu ti metti a ballare sui cubi e ti atteggi come un ragazzino di 20. Perché in questo caso risulti patetico, laddove l'essere patetico o tragico, secondo i greci, è l'incapacità di vivere il tuo tempo, il tempo che ti è dato vivere. Io non sto negando che gli anni 90 fossero anni più facili, sono laureato in quegli anni, con un mercato più chiuso, senza concorrenza cinese e quant'altro. Però è inutile continuare a pensare al passato che fu, perché quello che in cui cadi è appunto un atteggiamento di retropia. Guardate che la retropia, che è appunto il sentimento di pancia, non è un concetto così astruso. Adesso ce ne siamo dimenticati, ma fino al pre-Covid c'erano alcuni partiti, alcuni movimenti che teorizzavano il ritorno alla lira come grande salvezza per tutti i problemi dell'Italia. Ma non era solo un ritorno ragionato alla lira, era un ritorno di pancia, retropico. Ah, siccome stavamo meglio negli anni 90, mi metto i jeans rossi e improvvisamente torno negli anni 90. Riadotto la lira e torno negli anni 90. Ora, chiaramente, la domanda successiva è: bene, da che cosa deriva un atteggiamento che guarda in cui tu come unico futuro hai il tuo passato? Beh, deriva dal fatto, la prima risposta è dalla crisi. Crisi finanziaria, la crisi della turbofinanza, la crisi della globalizzazione. Vado per sommi capi perché chiaramente questi argomenti sono meglio esposti e articolati nel libro. In realtà io ritengo che la globalizzazione, la crisi finanziaria, che hanno avuto un'enorme responsabilità, turboglobalizzazione, la turbofinanza che l'ha accompagnata,
che hanno avuto un'enorme responsabilità nella genesi dei movimenti che noi chiamiamo populisti, dai Gilets Jaunes in Francia al trumpismo, l'affermazione dei 5 Stelle e anche della Lega in Italia, la Brexit, ce l'hanno avuta questa influenza. E banalmente io faccio un esempio, insomma, il patto che reggeva la globalizzazione era il fatto che chi stava dentro il castello e quindi chi godeva di tutti i vantaggi della globalizzazione aveva un unico compito, come nel sistema feudale: tu accetti che ci sia un feudatario che sta meglio di te, perché lui ha un compito, però quando arrivano i barbari difende anche il villaggio. E invece quello che è successo è che l'elite, quelle che Bauman dice insomma i viaggiatori, quelli che veramente si avvantaggiano della globalizzazione, non hanno saputo difendere i sedentari, come li chiama Bauman, cioè chi si è beccato la globalizzazione nei denti per essere francesi e non poteva spostarsi, non poteva surfare su questa globalizzazione e quindi si è trovato con i barbari alle porte, e invece che essere difesi dalle elite di allora, che hanno abbracciato in maniera del tutto così apodittica e acritica la globalizzazione, si è accorto che i barbari venivano accolti nel castello, invece che frecce e dardi lanciavi rose, e da lì quella che potremmo, usando un'espressione abusata, chiamare la ribellione delle masse, la paura che ha generato la globalizzazione a vantaggio solo di alcuni e senza che le elite preposte a difendere, diciamo, l'intera comunità avessero mai adottato un criterio più critico e più di difesa. E questo vale anche per la turbofinanza. Però la faccio breve su questo punto. La globalizzazione in senso stretto e la turbofinanza l'abbiamo vista anche nei secoli scorsi: Venezia, Basa Venezia, Anversa, Amsterdam, Londra, insomma, generano una globalizzazione delle merci che si accompagna anche a una globalizzazione della moneta. Noi siamo italiani, abbiamo inventato la moneta da partita di giro. Lombard Street esiste nella City, i futures vengono creati quando le navi stanno per attraccare al porto che tu inizi a scommettere. La triangolazione alla base dell'impero britannico altro non è che una globalizzazione di merci intese anche come uomini oltre che cotone, e poi lavorati e rivenduti alle stesse colonie. Quindi non mi tornava il meccanismo per cui questa cosa qui avesse avuto solo origine dalla globalizzazione della finanza. Perché la domanda di fondo, che è la domanda poi che mi ponevano le persone che incontravo, era: ma è una crisi quella che stiamo attraversando o è qualcos'altro? Allora, come sapete meglio di me, perché sono due illustri colleghi, in economia tu hai due fenomeni che studi: le crisi, e le crisi le abbiamo studiate, viste, guardate. E c'è un altro fenomeno. Allora vediamo le caratteristiche della crisi. La caratteristica della crisi più o meno sono un rapido crollo dell'attività produttiva in alcuni settori più che in altri. Sergio, di cui io sono stato allievo, ricorda le long term capitals, la crisi delle tigri asiatiche, c'è stata la crisi di Suez, ma anche la crisi delle dot com a inizio, ma la stessa crisi dell'euro. Rapido crollo dell'attività produttiva, e poi lì si gioca sulle lettere, sulle AV se riprendi subito, AU se hai una ripresa prima stazionaria, non senza ripresa e poi riprendi, insomma, ma la lettera mi interessa poco. Fatto sta che se noi studiamo la storia economica, diciamo dal dopoguerra in poi, beh, noi vediamo che crisi ce ne sono state, ma alla fine il PIL dei paesi occidentali è sempre cresciuto. Cioè queste crisi portavano a battute d'arresto, a ridefinizioni di alcuni meccanismi del sistema, ma poi la mediana era sempre in crescita. Tant'è che Schumpeter dice, vabbè, le crisi hanno anche una loro utilità, sono creatrici, distruttrici e creatrici, perché espellono i soggetti più deboli, quelli che già non ci stavano dentro, e il corpo, il sistema economico riparte più forte di prima. In realtà questa sentire parlare di crisi nel 2017-2018, quando la crisi era stata 10 anni prima o 7 anni prima, non mi tornava. E poi io sentivo parlare di crisi, quando finirà questa crisi, da persone che la crisi sostanzialmente, pensate al settore agroalimentare italiano, ha duplicato e adesso triplicato il suo export. Dov'è la crisi dell'agroalimentare? La meccanica e quant'altro, cioè settori che nulla c'entravano con la finanza in senso stretto. Allora io faccio l'esempio: se marito e moglie litigano da 6 mesi, sono in crisi,
Se marito e moglie litigano da un anno, sono in profonda crisi. Se è 2 anni che litigano, la crisi è ormai, diciamo, un solco. Ma non esiste rapporto di coppia che possa reggere 10 anni, 8 anni di litigare. Perché se tu non ti parli con tua moglie da 8 anni, probabilmente non è più tua moglie e neanche tu suo marito. Cioè, sarà cambiato strutturalmente il rapporto. Allora, la sensazione che io ho avuto è che noi continuassimo a chiamare crisi una cosa che crisi non era. La crisi c'era stata nel 2008, nel 2010, ma si era anche in buona parte dei paesi già risolta, con più o meno in maniera virtuosa. Allora, se non era una crisi, la domanda è che cosa può essere? E noi sappiamo appunto in economia che l'altra grande categoria concettuale è quella della rivoluzione. E la rivoluzione è una bestia completamente diversa. Io ho individuato 3 I, ma giusto per un motivo sintetico. Le rivoluzioni sono A, indistinte, quindi qualunque rivoluzione industriale, anche le 3 rivoluzioni agricole individuate da Cipolla, colpiscono, insomma, tutti i settori produttivi. La prima rivoluzione industriale, il vapore, la seconda, diciamo, la messa a produzione delle materie prime, le fabbriche di Charlie Chaplin, il fordismo, l'uso dell'elettricità e delle materie fossili, beh, nessuno si può chiamare fuori. La terza è quella appunto del 46 in poi, in cui creiamo il consumatore, la produzione di massa di mezzi per il consumo, e quindi creiamo il consumatore che sfocia nel toyotismo di fine anni 80. Ma insomma, le rivoluzioni hanno questa caratteristica di essere intanto indistinte nei vari settori produttivi. La seconda è che sono irreversibili, e quindi mentre da una crisi tu torni indietro, cioè, torni indietro, tu recuperi la crisi e recuperi anche il rapporto, diciamo, a livello di struttura, non c'è mai stata una rivoluzione né politica né economica da cui si sia tornato indietro. Ed ecco perché la retropia è l'atteggiamento più sbagliato che tu puoi avere. Puoi aspettare quanto vuoi di tornare agli anni 90, tanto non ci tornerai più, perché nel frattempo c'è stato un passaggio rivoluzionario in mezzo, e quindi di distruzione di paradigmi. Ma la terza caratteristica, che è quella più sgradevole delle rivoluzioni, è che sono imprevedibili, cioè distruggono l'orizzonte conosciuto, non hai più una mappa, ecco perché del titolo su cui orientare la tua navigazione, ma non è che tu ne abbia una nuova, e soprattutto non sai come sarà la nuova. Cioè, questa rivoluzione che è in corso la capiranno bene i nostri figli o forse i nostri nipoti. Gli esempi che faccio sono numerevoli, insomma. Se tu avessi chiesto a un parigino come finiva la rivoluzione quando hanno assaltato la Bastiglia, ti diceva bene. Poi dopo 2 anni, bene, che anche il re aveva perso la testa, dopo 5 anni, insomma, tagliano le teste ai borghesi, e dopo altri 5 anni si era beccato l'imperatore. Non penso che nessun parigino avesse assaltato la Bastiglia per passare dal re all'imperatore. Così come quando tu avessi chiesto a inizio Novecento, ma come va sta seconda rivoluzione industriale? Bene, stiamo portando milioni di contadini dalle campagne alle città, stiamo urbanizzando, stiamo creando il proletariato, la catena di montaggio. Beh, nessuno penso potesse immaginare la creazione del più grande partito comunista al mondo, anzi di 2 grandi partiti comunisti al mondo, e quello che questo avrebbe comportato. Quindi io diffido molto da quelli che chiamo spacciatori di previsioni, nel senso che io non ho la minima idea di dove si andrà. Ma del resto, se voi studiate come la storia delle esplorazioni, la terra incognita era il modo in cui i cartografi veneziani o poi olandesi e inglesi definivano un posto di cui non sapevano una mazza. Per cui scrivevano terra incognita, voleva dire che tu arrivavi lì, potevi trovare l'oro, i cannibali e l'oro, né oro né cannibali, boh, in assenza totale di mappe. Questo comporta che le rivoluzioni, a mio avviso, accorciano l'orizzonte e il futuro. Quando tu parli con un manager adesso, e Sergio lo sa molto bene, non c'è più nessuno che 10 anni fa facevano ancora i piani a 3, a 5 anni. Adesso li fanno a 1 anno pronti a rivederli, li fanno a 2 forse per così, per come atto virtuoso. Beh, è ovvio, se tu non conosci l'orizzonte che hai davanti, non sai cosa ti sta aspettando, è ovvio che andrai per piccolo cabotaggio, per continuare con l'esempio della navigazione. Procederai per piccoli passi, andrai per tentativi. L'errore lo dovrai considerare, ma adesso vi arrivo. L'ultima domanda a cui rispondere era, va bene, ma se questa è una rivoluzione, devo andare molto veloce che non voglio rubare tempo agli altri, se questa è una rivoluzione, quali sono le caratteristiche di questa rivoluzione?
Allora, le rivoluzioni appunto non le ha mai generate né la globalizzazione né la turbofinanza. Io non ho ricordi di una rivoluzione generata da un aumento dei mercati né da un utilizzo molto spinto della moneta. Né, così rispondo alla parte più attuale, ho ricordi di rivoluzioni generate da pandemie. Nella storia. Quello che ho capito e quello che ho studiato è che le rivoluzioni hanno sempre una matrice di carattere tecnologico. Tu non riesci a fare la prima rivoluzione industriale se non hai il vapore nei telai e via così. Senza quella roba lì la rivoluzione non parte, ma anche la differenza tra prima e seconda rivoluzione agricola, e Cipolla ti dice, vabbè, quando l'aratro invece che essere di legno è di ferro, e solca più profondo e la semina regge di più. Sembra poco, ma è una enorme rivoluzione tecnologica. Quando tu scopri il maggese, metti a maggese un campo e fai la rotazione, sembra una cavolata, in realtà fai la seconda rivoluzione dell'agricoltura. Quindi il problema era chercher non la fame, ma chercher l'elemento tecnologico. E l'elemento tecnologico io l'ho individuato nella rete, come diceva giustamente bene prima Lorenzo, non tanto l'internet, la digitalizzazione, tutte cose importanti, il web, no. Nel fatto che per la prima volta questa cosa qui, che ho in mano o il computer su cui stiamo collegando, permette a me come consumatore di paragonare tutta l'offerta di beni e servizi di quello che mi interessa, presente a livello mondiale, indipendentemente dal luogo in cui io risiedo. Questo è un elemento rivoluzionario, a mio avviso, perché in contemporanea distrugge il senso del luogo. Non è importante che io abiti a Hong Kong, a Milano, a Codroipo o a Siracusa, l'importante è che abbia 4G di collegamento. Ma per la prima volta l'accesso informativo e comparativo è identico. Sapete tutti voi che avete più o meno la mia età che una volta, se tu volevi essere esposto a offerte che fossero culturali, che fossero di beni, di servizi, di qualunque cosa, dall'offerta assicurativa all'offerta di viaggi, dall'offerta di cultura all'offerta di ristoranti, andavi in una grande città. Era l'unico luogo, il luogo deputato per avere la massima offerta che potevi ottenere. E Londra era meglio di Milano e Milano era meglio di Firenze. Quindi distrugge il senso del luogo, ma in seconda battuta fa quello che prima citava Lorenzo, e cioè distrugge anche il premio Nobel all'economia del 2012. E Kahneman giustamente vince il premio Nobel dicendo, attenzione, c'è la famosa asimmetria informativa. Chi compra ha meno informazioni di chi vende. E quindi non è vero che la domanda e l'offerta si incrociano in maniera perfetta come vogliono gli economisti classici, perché io faccio il paradosso della zucchina, se vado dal fruttivendolo e dico quanto costa questa zucchina, è l'ultima, sono 3 euro, io che ne so se lui in realtà ne ha altre due cassette dietro, ma soprattutto non è che posso fare il giro di tutti i fruttivendoli di Milano per vedere se c'è un prezzo, per ottenere un prezzo migliore per quella zucchina o una zucchina di maggiore qualità, a parità di prezzo. Quindi noi vivevamo in una situazione che Kahneman bene illustra di asimmetria informativa. Soprattutto se abitavi in un piccolo centro. Che tu andassi a un'agenzia di viaggi, che tu andassi a comprare un abito, che tu andassi in un ristorante, che tu leggessi un giornale, l'offerta era quella e non potevi neanche immaginare di iniziare a paragonarla prendendo la macchina e facendo il giro di tutte le agenzie di viaggio, tutti i ristoranti. Questo lì per lì non è stato colto, o meglio, ha generato una schizofrenia di fondo in tutti noi. Adesso parlo con due giornalisti. Sergio sa, perché mi ha avuto purtroppo come stagista tanti anni fa, che, voglio dire, fino a 10 anni fa gli unici ad avere l'accesso alle agenzie erano i giornalisti. Io arrivavo in un convegno e la gente mi chiedeva, scusami, che è successo oggi a Barigione? Adesso tutti voi avete gratis le notizie su sta roba qua, le principali notizie. E siccome siete dei bastardi, le leggete gratis. E io, da questo punto di vista, io, Sergio e Vittorio, siamo dei dead man walking, siamo dei morti che camminano. Perché non ho più l'oligopolio, così come l'agenzia di viaggi si trova Booking.com, il tassista, che domani scioperano, si trova Uber e via così, il negozio si trova Amazon
e tutte le offerte di moda e Zalando e via così. Cioè tu non sei più il ristorante, si becca TripAdvisor. Per cui hai voglia di dire il migliore bistecca della città se non, i consumatori non te la riconoscono. La domanda è allora perché io, Sergio e Vittorio siamo ancora vivi? Perché se ho perso ogni forma di, adesso so che qualcuno si toccherà, ma insomma, se ho perso ogni forma di oligopolio, vi do già la risposta così poi è più facile seguire il resto del filo. Noi siamo ancora vivi perché quando io arrivo a un convegno nessuno mi chiede più che cosa è successo, tutti lo sanno già, magari lo sanno anche più di me. Ma mi chiedono che cosa pensi di quello che è successo. Cioè mi chiedono di fatto una consulenza, perché la consulenza è valore aggiunto puro. Ma adesso nell'ultima parte vi arrivo. Allora, questa rivoluzione che per la prima volta permette a me consumatore di, ripeto, comparare l'offerta di un bene o di un servizio su scala planetaria, indipendentemente dal luogo in cui risiedo, ha chiaramente creato, come tutte le rivoluzioni, ha morti, feriti, vincitori e vinti, ma li ha creati anche all'interno di noi stessi, in maniera quasi schizofrenica. Faccio un esempio. Il tassista che sta smadonnando domani sciopera per Uber è lo stesso tassista che mentre smadonna ha appena prenotato un volo con Booking.com. E l'agente di viaggi che è disperato perché la concorrenza che gli arriva da Booking.com è totale e quindi odia Booking.com, sta prenotando una macchina su Uber. Quindi questa rivoluzione non è né bella né brutta, dipende da che parte stai e in questo caso dipende da che parte stai dello schermo. Finché io sono da questa parte dello schermo è una rivoluzione bellissima, perché dà a me consumatore il manico del coltello, da me un'offerta e una capacità di paragone inesistente prima. L'algoritmo gioca dalla mia parte in questo senso. Se sono io dentro lo schermo, o come giornalista, o come agente di viaggio, come ristoratore, è un incubo. Perché tutte le rendite di posizione saltano per aria. E tu non sai nemmeno bene come. Vengo rapidamente alla conclusione. Se questa rivoluzione quindi ha una matrice che non c'entra con la globalizzazione, è chiaro che o con la pandemia, è chiaro che la pandemia sta funzionando come acceleratore di molti processi, lo vediamo, ma non è la matrice del processo. Se questa rivoluzione è una rivoluzione dell'algoritmo, vantaggiosissima finché tu sei qui, incubo quando sei tu a essere scelto, io ho cercato di dare anche qualche elemento di soluzione completamente parziale, perché non vado a contraddire quello che ho detto all'inizio, che l'esito di una rivoluzione lo si capisce solo quando è terminata, completamente parziale e sostanzialmente di due tipi. Il primo, cos'è che l'algoritmo non riesce a fare? Che ne dicano tutti i teorici dell'intelligenza artificiale, Faggin mi raccontava che l'intelligenza artificiale è ancora ben lungi dall'essere un'intelligenza simile alla nostra, ma soprattutto c'è una caratteristica che per ora non si intravede nessuna possibilità di avere. E c'è la capacità di leggere culturalmente i comportamenti. Noi siamo animali culturali. La famosa empatia a cui poi arrivo, altro non è che immedesimarsi nell'altro e cercare di capire che cosa ti sta chiedendo l'altro con quello che ti chiede. Voi immaginate il riconoscimento facciale che già c'è, che debba distinguere lo stesso sorriso, quindi la stessa contrazione, diciamo, facciale, il sorriso di un cinese che sorride sempre anche quando è incazzato, il sorriso di un tedesco che sorride solo quando veramente deve da ridere, il sorriso di un altro. Cioè, immaginate solo la definizione di sorriso. Ma del resto, noi tutti, per non parlare del resto. Allora io mi chiedo, come fa un algoritmo? Infatti l'algoritmo per alcuni versi è ancora molto grezzo. Come funziona bene questa rivoluzione? Funziona bene se io ho già in mente il prodotto o il servizio che voglio o vorrei acquistare. Lì l'algoritmo è imbattibile, perché in pochi secondi ti dice tutta l'offerta presente, le valutazioni presenti, le offerte alternative, e tu vai a applicare, a collocare valore aggiunto, che non è il prezzo più basso. Riesci a collocare valore aggiunto non perché prima non volessimo farlo, è che prima io non potevo, ripeto, farmi il giro di tutte le agenzie di viaggio per capire quale offerta avesse maggior valore aggiunto. Dovevo fidarmi delle 2, 3, 4, 5. Adesso questa roba qua ti permette in automatico di allocare valore aggiunto, di andare a scegliere l'offerta che per te ha maggior valore aggiunto. Ogni tanto dico come battuta, se non capite questa cosa del valore aggiunto, tornate a casa, date una carezza ai vostri figli
e chiediti ma che minchia è sto valore aggiunto, perché i ragazzi che hanno più di 18 anni non fanno nulla, e anche che ne hanno 16 sono talmente, io li chiamo i neocoloni perché loro non ricordano il vecchio mondo, loro sono nati nel 2008, sono nati nel nuovo mondo, la terra incognita, non fanno nulla che non abbia un valore aggiunto. I bisogni e i consumi ostentativi che fanno parte della mia generazione e anche in parte di quella di Sergio non esistono più. Due esempi su tutti: e quando io e Sergio avevamo 18 anni, 16 anni, se tu compravi, non so, il giaccone invernale nell'outlet, nello spaccio aziendale, dicevi che l'avevi comprato in centro, perché ti vergognavi, perché faceva povertà dire che era andato male. Adesso, se tu dici a un tuo amico che hai comprato quel giaccone non su Amazon, non su eBay, non nell'outlet dove è in offerta, ma in centro pagandolo 40% in più, ti dà del coglione. Ma non è sul prezzo, perché comunque il bene, ma è sul fatto che tu non hai sfruttato il valore aggiunto che ti dava la rete. Ma voglio dire, tutti noi stiamo osservando da 10 anni i ragazzi che ogni anno c'è un tasso di neopatentati in percentuale che cala del 7-8% all'anno. Allora la domanda è: ma perché i ragazzi non vogliono più prendere la patente, che per noi era passaggio all'età adulta, autonomia e indipendenza? Però se poi tu gli regali un telefono che magari è un iPhone di 4 e non 10, rischi il parricidio. E allora sono pirla sti ragazzi. No, loro in automatico, perché ci sono nati in questo mondo nuovo, hanno capito benissimo che la Golf che tu compri ogni 3 anni, adesso vediamo cosa succederà con la transizione verso elettrico, è sostanzialmente la stessa macchina da 20 anni, e che tu ogni 3 anni la cambi per comprare qualcosa che ha sì un po' di design in più, un po' di Bluetooth che magari prima non c'era, ma sostanzialmente stai comprando la stessa vettura. Infatti, se Sergio mi presta la sua Golf revisionata di 10 anni fa, io ci posso andare tranquillamente dovunque. E tu stai comprando un bene per tenerlo il 50% se va bene in garage, perdere il 10% quando lo compri e perdere il 10% ogni anno. E stai comprando lo stesso bene ogni anno. Prendete questo. Questo 10 anni fa. Questo 10 anni fa era un telefono che mandava degli SMS e forse navigava a fatica. Adesso è un telefono, è un computer, è un banco, una carta di credito, una videocamera, fotocamera, tutto. Allora è chiaro che loro, io li chiamo i rabdomanti del valore aggiunto, loro sanno benissimo dove l'industria ha messo innovazione e valore aggiunto e dove invece sono modelli da, diciamo, boomers o da anni, o da chi è nato negli anni 60-70, ma non c'è valore aggiunto lì dentro. E tu dici a questo punto, e ho veramente concluso, vabbè, se questa è la rivoluzione, io ho un atteggiamento passivo, perché se devo aspettare di essere scelto dall'algoritmo, vivrò una vita abbastanza, non sarà vivere, sarà sopravvivere. E a quel punto fai come il bar di prossimità, che non ha nulla da offrire se non la sua prossimità. Prima o poi qualcuno mi sceglierà. Come combattere l'algoritmo parzialmente? Allora, se tu stai cercando un'informazione, ripeto, su un bene o su un servizio specifico, l'algoritmo non lo batti mai. Ma se, e uso l'esempio che uso nel libro, cioè se io voglio uscire in un ristorante, ho già deciso qual è il ristorante, l'algoritmo è imbattibile, perché ho tutte le informazioni su base mondiale, ora è su quel ristorante. Ma se Sergio dovesse portare sua moglie o la sua compagna a Venezia, che magari non conosce, per una cena, per un anniversario, provate a digitare sulla rete ristorante romantico a Venezia, vediamo che succede. È quello che gli inglesi chiamano net phishing, hai tante di quelle informazioni che è impossibile processare, perché è ovvio che quello che è romantico per me non è romantico per Sergio, non è romantico per Lorenzo, non è romantico per... Cioè, laddove, tornando al sorriso del cinese diverso, laddove c'è bisogno di una lettura empatica, per cui cosa farà Sergio alla fine? Chiamerà un suo amico che conosce Venezia, che condivide con lui questa empatia. Empatia in questo caso è culturale, condivide gusti, significati, la definizione di romantico. E gli dirà: senti, devo portare fuori mia moglie, dov'è che mi consigli?
e conoscerà magari anche il rapporto che ha con la moglie. Questo tradotto è empatia, che è consulenza allo stato puro, che è valore aggiunto allo stato puro e che l'algoritmo non ti può dare. Tu mi dici, ma il commesso come giornalista, come tutte le professioni che ho elencato, vince o resta in vita se fornisce consulenza. Non è più l'oligopolio del bene. Se io devo andare in un'agenzia di viaggio per sentirmi dire le stesse cose che becco in rete, non ci vado più. Peggio, se mi freghi, non mi vedi più. Vale per il mondo bancario, per il mondo assicurativo. Che senso ha offrire servizi di base alla clientela che fra un po' qualunque Amazon, eBay sarà in grado di offrire? Altra cosa se tu mi fai consulenza vera. Perché dico che la consulenza batte l'algoritmo? Poi sto veramente zitto. Perché c'è la parte finale su alcuni consigli per questo paese, magari ne parlo. Perché quello è l'unico modo in cui, attraverso l'empatia e quindi la condivisione di cultura e di simboli e significati, tu resti in vita. Se io voglio andare a dormire in un certo albergo a New York, è chiaro che mi basta l'algoritmo, ma se voglio fare un viaggio di una settimana a New York e non conosco New York, e tu mi fai consulenza come agenzia di viaggio, resti in vita. Se tu mi fai, perché? Perché tu sei in grado di profilarmi empaticamente in un secondo. Un bravo commesso, un bravo agente di viaggio, un bravo assicuratore, un bravo giornalista capisce al volo la sala che ha davanti, il cliente che gli è appena entrato in negozio, il cliente che vuole quel tipo di viaggio, cioè capisce se è titubante, se è di fretta, se è arrogante, se è, diciamo, di classe agiata o se invece c'è uno sforzo. Cioè questa capacità empatica si traduce poi in consulenza. Certo che quando non lo fai, muori. Parliamo di noi. Se i giornali continuano a non capire in alcuni casi quello che interessa all'ascoltatore o al lettore, è chiaro che poi non ti compra. E non hai più l'oligopolio. Ci sono le notizie gratis. Se il commesso mi tratta come se fossi un barbone solo perché non voglio spendere tanto o non capisce che ho fretta e non posso perdere il pomeriggio per comprare un maglione, perché non capisce, non è empatico con me, non mi legge, allora è chiaro che eBay va molto meglio. E via così su tutti i servizi che ho elencato. Se la banca mi deve piazzare i prodotti ad alto margine per lei, che magari le sono rimasti sul groppone, ma è ovvio che andrò su altre forme di consulenza. Quindi la consulenza è valore aggiunto vero ed è l'unica cosa che, per non vivere come un bar di prossimità, ti permette di uscire dalla schiavitù, in qualche modo, dell'algoritmo. Ed è l'unico modo in cui il cliente torna al centro per la prima volta veramente. E tu ti metti a fare un qualcosa che l'algoritmo non ti riesce a dare. Potrei continuare, nel libro ci sono decine di esempi, ma adesso non voglio annoiarmi. Non è che questa sia la ricetta definitiva, eh. Non sto dicendo che allora, siccome tu hai capito che l'unica cosa che ti pone di fuori dell'algoritmo, pure semplice, è essere empatico e dare consulenza vera, tu hai risolto i tuoi problemi. Però meglio avere, mentre navighi in mari sconosciuti, un qualche punto di riferimento, ti sono saltati tutti i punti cardinali, le coste, le mappe, le costellazioni. Se inizi ad intravedere qualcosa, la navigazione non dico che è meno perigliosa, ma almeno inizi ad avere qualche punto di riferimento. Per fare quello poi però ci vogliono una capacità, ma adesso non voglio andare su quello, che ovviamente nella parte finale del libro sull'Italia, sul senso dell'errore. Dico solo una cosa: se noi siamo in terra incognita, lo dico soprattutto a chi è più giovane, è chiaro che tu non puoi sbagliare, non può diventare una lettera scarlatta come ancora in questo paese. Cioè l'errore, Magellano ci mette 2 anni a trovare lo stretto e per 2 anni si becca anche 2 ammutinamenti, vai su e giù per i fiordi, diciamo argentini, e pensi di aver trovato lo stretto, sbaglia, torna indietro. Cioè è ovvio che tu dovrai andare avanti per tentativi ed è ovvio che noi dovremmo dire ai nostri figli che errare, cioè tentare ed errare, fanno parte dello stesso verbo, perché nessuno si sta muovendo su terre conosciute. L'ultimo aspetto è quello di come è composta la nave, perché se stiamo navigando in mari sconosciuti e il valore aggiunto è un piccolo punto di riferimento per cercare di non essere schiavi delle correnti ed eventi, però diciamoci una cosa: questa nave, l'equipaggio di questa nave non può essere, se tu navighi in mari conosciuti puoi anche avere il capitano che è lì perché è il figlio dell'armatore,
il Nostromo che è lì perché è il lecca lecca del capitano, il Fantolin da Kul che è lì perché lo dice il nome. Ecco, questo può succedere in una nave che naviga in rotte così facili, così conosciute, dove tu sai tutto. E allora, ma in una nave che naviga in mari sconosciuti, il tema del merito è fondamentale. Per cui tu non puoi più avere il capitano che è lì solo perché il papà è l'armatore della nave e il nostro. Perché sennò l'errore di uno in mari sconosciuti manda piccolo intera nave. E questo porta anche a dire, poi sto veramente zitto, che però se l'equipaggio è tutto importante, perché se il marinaio nel turno di notte non si accorge che c'è un fondale, tu butti la nave a secco perché mancano tutte le mappe, beh, la paga del capitano va un po' rivista rispetto alla paga del marinaio. Cioè, bisogna tornare un po' indietro. Negli anni 70, le prime 100 corporate americane, il top manager guadagnava 75 volte il dipendente medio. Olivetti diceva che non bisogna mai arrivare sopra le 40 volte. Beh, prima della crisi finanziaria eravamo arrivati a 240 volte. Quindi non ci può essere un capitano che vale tutta la nave se l'errore poi di un semplice marinaio distrugge l'intera spedizione. Ho parlato troppo a lungo, mi chiedo scusa, adesso mi taccio per sempre. Fino a domani. Sempre mi sembra eccessivo, ma comunque grazie. Intanto ho mutato i microfoni degli altri relatori perché sennò poi c'era l'eco, quindi chi deve intervenire adesso, cioè Vittorio Macioce, prima deve smutarsi. L'aspetto, uno dei tanti aspetti bellissimi del libro è esattamente quello che è stato al centro dell'ultima riflessione, che è paradossale. Io potrei dire che come la tecnologia, la rete, che è una tecnologia disumanizzante, no? Desocializzante, potrei dire, paradossalmente si affronta e si vince aumentando l'importanza del valore umano, che è una sorta di paradosso, cioè una tecnologia che doveva fare esattamente il contrario, oggi per poterla governare, cavalcare, utilizzare, sfruttare e farla venire a proprio vantaggio, appunto invece devi specializzarti dal punto di vista dell'aspetto umano e applicare quella che viene definita selezione naturale, che non è, come giustamente ricordato nel libro, il più grosso, il più forte, il più dotato o quant'altro, ma è semplicemente quello che è maggiormente capace di adattarsi al cambiamento e a maggior ragione adattarsi alla rivoluzione. E per quanto riguarda la centralizzazione, in qualche modo, dell'algoritmo, quindi delle conoscenze, mi faceva venire in mente anche, come dire, il concetto di conoscenze di disperse, inconsapevoli e conseguentemente non centralizzabili, che hanno concesso per la sua teoria della conoscenza il premio Nobel a Friedrich von Hayek, che anche qui è l'aspetto, come dire, umano, che nessuna centralizzazione e quindi anche conseguentemente nessun algoritmo potrà valorizzare a prescindere e a priori. E questo è un messaggio di speranza e di positività per il futuro. Vittorio Macioce, grazie di essere con noi, ti cedo subito la parola. Grazie a te e grazie a chi ascolta. C'è un'immagine che c'è nel libro Terra Incognita che mi ha colpito immediatamente, che è quello di sentirsi come il marinaio che sta ballando mezzo ubriaco in uno dei locali del porto, che viene tramortito con una botta in testa e si ritrova in mezzo al mare. Perché mi ha colpito questa immagine qui? Mi ha colpito perché è come mi sento e mi sono sentito io per tanto tempo, e anche, diciamo, il motivo di ogni mia riflessione. Per me, Sebastiano Barisoni, fino a poco tempo fa, poche ore fa, era una voce che ascoltavo, che mi ricordava vagamente di André, come tono, e che seguivo spesso in auto quando tornavo a casa, Radio 24. Oggi ho scoperto molte cose in più, e anche leggendo il libro ho scoperto molte cose in più. Innanzitutto perché lui ha un anno meno di me, quindi appartiene a dicembre del 68, io novembre del 67, siamo ormai da vecchi quasi coetanei. E questo che mi ha colpito è questo riconoscersi, cioè come se ci fosse in effetti il sentire comune di una generazione che probabilmente noi non siamo in realtà dei boomers pienamente, siamo la generazione X, e questo dice molto, quella X, perché
da sempre e da tanto abbiamo faticato a definirci. Abbiamo faticato talmente tanto che mentre Sebastiano parlava io mi sono sentito totalmente il baretto di prossimità, perché tu, Lorenzo, mi hai definito un giornalista economico. È difficile definirmi giornalista economico, se qualche volta nella mia vita, più di qualche volta, mi è capitato anche di trattare temi economici. Qualcuno mi definisce un giornalista culturale, qualcuno uno scrittore, qualcuno un giornalista politico, altri un giornalista sportivo, visto che ho scritto di sport e ho seguito le Olimpiadi. E mentre Sebastiano parlava, mi sentivo, diceva, beh, che sono il classico esempio di uno che nella globalizzazione può affondare tranquillamente. Ma questo l'ho sempre saputo, con una certa consapevolezza, che stavo viaggiando su un filo. Perché io fatico a definirmi. Al gioco degli algoritmi faccio fatica, me ne rendo conto, ma non è colpa dell'algoritmo, è colpa mia. O merito mio in alcuni casi. Quello che però mi sento, e mi sento da ormai da parecchi anni, almeno 20 anni, tant'è vero che il mio blog aveva un nome che ha a che fare con la terra incognita, il cartografo. Perché il cartografo? Questa è una cosa che io ripeto spesso, perché secondo me gli intellettuali, e per me il giornalista è un intellettuale, o perlomeno dovrebbe esserlo, di esserlo, gli intellettuali hanno il dovere, hanno un compito, soprattutto quelli della mia generazione, che siamo una generazione di passaggio, cioè di quelli che passano il testimone, abbiamo il dovere di riscrivere, ridisegnare le mappe. Perché dobbiamo ridisegnarle? Perché le mappe precedenti sono quelle del Novecento e sono quelle che anche noi continuiamo ad applicare. E io da parecchi anni mi sono reso conto che continuavano a rispondere a problemi che ti si presentavano davanti, che spesso erano anche problemi antichi, ma in qualche modo anche problemi nuovi, e come risposta davamo la risposta culturale del vecchio secolo. Un secolo, come sapete, fatto anche di ideologie, un secolo binario, e tuttora continuiamo ad essere binari, cioè 0 e 1, chiuso e acceso. Però io, cioè, ho sempre pensato che non fosse questa la strada. E riconoscermi nel libro di Sebastiano è stato come ritrovare uno della tua tribù. Appunto, su quella nave dove ti hanno imbarcato per forza, trovi uno che magari stava ballando accanto a te in quell'osteria, anche lui mezzo ubriaco, tu non lo conoscevi bene, ma a un certo punto avete sentito qualcosa in comune. Ti sei guardati negli occhi e dicevo, tu non è che anche tu stavi lì? Cominci a chiacchierare, a cercare di capire quello che sta accadendo. E ancora di più resto sorpreso nel momento in cui io da tempo sono convinto che questa crisi sia qualcosa di più di una semplice crisi finanziaria o economica. Il sospetto mi è venuto, e mi è venuto proprio perché io ho studiato con Dario Antiseri alla LUISS. E devo ringraziare il mio professore che mi ha spiegato molto bene nel 91, anzi nel 86, mi ha spiegato molto bene la filosofia della scienza. In particolare mi ha fatto innamorare di alcuni epistemologi, Lakatos, Popper, chiaramente, Meyerabend, ma c'era uno che mi era sempre interessato, che era più che un epistemologo, semplicemente uno storico della scienza, si chiama Thomas Kuhn. Thomas Kuhn è molto interessante perché segna un confine, ti dice come lavorano gli scienziati. Normalmente gli scienziati lavorano all'interno di una scienza normale, cioè che può essere la scienza normale, arriva, che ne so, Keplero, Copernico, e segnano un passo e tu ti muovi all'interno di quel passo. A un certo punto, all'inizio del Novecento, c'è una grande rivoluzione scientifica, che è proprio un cambio di passo a 360 gradi, è la teoria della relatività di Einstein, che ti cambia completamente il modo di vedere il mondo. È quello che Kuhn chiama cambio di paradigma, è la rivoluzione.
Il cambio di paradigma non è soltanto un cambio di paradigma scientifico o tecnologico, anche se scienza e tecnologia ne influenzano le cose, ma ti ribaltano la mappa. Cioè tu ti svegli la mattina e vedi con altri occhi. E lì c'è un problema, perché le nostre mappe ancora oggi ti indicano che quello lì è una strada a senso unico, invece da tempo non lo è più. E rischi di, se ogni volta ti guardi indietro, rischi di finire sempre e comunque fuori strada. La mia generazione, la generazione X, è stata probabilmente l'ultima generazione capace di immaginare il futuro. Non per merito nostro, ma perché forse siamo stati adolescenti negli anni Ottanta, in cui ci hanno, da una parte, fatto vedere l'Apocalisse, che erano le due. La bomba atomica, no? Noi siamo vissuti nell'era delle due superpotenze che potevano finire con una guerra che abbiamo anche sfiorato paradossalmente e trovarci nel day after. D'altra parte abbiamo vissuto strapieni di ucronie e fantascienza. Cioè, Blade Runner è ambientato nel 2018, se non sbaglio. Ritorno al futuro è di 2016-2015. Quindi noi eravamo, forse non. Mi sembra Ritorno al futuro 2001, però diciamo, Ah, non può è darsi. E noi eravamo ragazzini quando questi film immaginavano il 2000. Però noi ci aspettavamo che il 2000 sarebbe stato una cosa iper figa, in cui non c'erano più muri, in cui veramente potevamo sognare l'impossibile e ci siamo trovati invece in mezzo al mare un po' storditi. Noi siamo anche la generazione che ha visto nascere quello che poi è avvenuto. L'ha visto nascere con qualcosa di strano, di ludico, che sono i videogame. Io ricordo perfettamente il giorno in cui nel bar del mio paesino di 3.000 abitanti, il giorno, credo fosse il 78 e il 79, arriva una cosa che non è un flipper, non è un biliardino, ma è una macchinetta elettronica, così la chiamavamo, in cui una falange di farfalle o fenicotte discendevano giù e io sotto la copertura di poche roccaforti cercavo di farle fuori. Era Space Invaders. Space Invaders ci ha portato nel virtuale, ci ha portato nel castello di Atlante. E noi stavamo lì, eravamo pionieri di quel mondo. Siamo stati pionieri nel 95 con la rete, con internet. Io ricordo quando stavo all'Opinione allora, con un mouse che andava lentissimo, un mio amico mi fa vedere per la prima volta questa cosa, qui comincia a scaricare una pagina, ci ha messo un quarto d'ora, io guardo, faccio, ma anche io posso stare un quarto d'ora aspettare questa cosa, non mi fa, non ha capito nulla. Adesso ci mettiamo un quarto d'ora, tra meno di 10 anni ci vorranno pochi secondi. Questa è la rivoluzione. E ce la siamo immaginato quel mondo. Cioè, per me quella rete era il Far West, era l'anarchia possibile buona, cioè quella in cui ognuno si sceglieva in quale tribù andare, in cui riconoscersi. Cioè, io amo Dostoevskij e mi vado a cercare tutti quelli che amano, era tutto più vicino e tutto sembrava meravigliosamente libero. Poi a un certo punto tutto questo ha cambiato prospettiva e siamo ancora a chiederci qui esattamente cosa è successo. Allora, che fanno però i cartografi? La storia non si ripete mai uguale a se stessa, quindi non puoi prevedere, io credo, chi gioca a fare il profeta. Ricorda quella barzelletta dello stregone che vedeva che doveva indicare se arrivava l'inverno e si basava sulla legna messa dal comandante del forte che gli andava a chiedere informazioni se avrebbe fatto freddo, 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 freddo. Tutte e due si influenzavano a vicenda e il futuro si realizzava per delle previsioni fortuite.
Però è vero che il passato ci può dare delle indicazioni, cioè ci sono delle variabili umane che in qualche modo ti fanno capire come si comporta l'uomo e ti fanno capire quello che sta accadendo. Per esempio, prima parlavamo della rivoluzione, della seconda rivoluzione, quella del... No, non quella industriale, quella dell'agricoltura, che è molto interessante come nasce. Perché non è soltanto il maggese, ma c'è il fatto che accade qualcosa di incredibile, che neanche un monaco, uno con che si chiama Benedetto, con una vocazione tra l'altro al solipsismo, se ne va a Roma e scopre che Roma fa schifo e quindi decide di andare a rifugiarsi a Subiaco per creare una comunità in realtà di gente che vuole stare fuori dal mondo, gente che vuole stare che vuole tirarsi fuori da tutto quello schifo. Va talmente male che quando crea questa comunità, quelli con cui stava lo cacciano e quindi si rifugia su un monte periferico, che poi è il monte dove sotto sono nato io, è la valle di Comino, Albitore, quel monte Monte Cassino. E lì questo signore, che avrebbe dovuto semplicemente rifugiarsi, fa qualcosa di imprevedibile, detta una regola. Una regola che tra l'altro lui prende, non è che si è inventata nulla, in realtà di regole ce ne sono già tante. Lui un po' copia, come spesso accade, un po' ci mette del suo, però fa un cambiamento rispetto alle regole precedenti. La sua regola è aperta, è open source. Cioè lui dice, questo ora et labora, qui lui immagina la regola, può essere applicato. Ognuno lo può modificare in base al proprio territorio. Non è che dovete prendere proprio la regola di Monte Cassino, potete adeguarla. Questa cosa già da sé è rivoluzionaria, perché l'universale si incarna nel particolare. Questo signore, che è San Benedetto da Norcia, crea il monachesimo. Il monachesimo non è soltanto una cosa religiosa. Io, per esempio, non sono particolarmente credente, ma sono molto affascinato dal monachesimo, perché lo trovo un modello che ha molte cose simili a quelle di oggi. Per esempio, loro fanno questa rivoluzione dell'agricola, mettono a riposo i campi. Questo vuol dire più produzione per tutti, cioè c'è meno fame. Fanno un'altra rivoluzione, che è quella veramente incredibile. L'acquedotto in salita. I romani erano dei geni con gli acquedotti, però non erano mai riusciti a farli andare su. I benedettini inventano questa cosa. Fanno anche un'altra cosa, che è Google Map, anzi Google Book. Cioè prendono dei libri, recuperano dei libri da un passato che stava scomparendo, li copiano, e che fanno? Non è che ne copiano uno, Monte Cassino ne copia sei, e uno se lo tiene, cinque li manda all'abbazia vicina. Di fatto creano una rete. Quella rete è quella che ha definito l'Europa. In questa rete sono anche delle cose simpatiche, perché per esempio c'è un monaco italiano che si chiede, fa una domanda, ma come posso scrivere la musica? Perché noi sappiamo scrivere le parole, come si scrive la musica? Si inventa cinque, prima quattro e poi cinque righe e quattro spazi, inventa il pentagramma. O un altro che oggi piace molto a chi ama divertirsi e bere, è un monaco francese che si occupa dell'orto, della vigna, e a un certo punto prova, mi piace questa volta che la gente prova a fare una cosa, non sa neanche bene quello che deve fare, però riesce questo nuovo metodo per fare il vino. Gli viene questo vino con le bollicine, chiaro, questo monaco si chiama Dom Perignon, e di fatto inventa il metodo Champenois, lo champagne. Un po' la storia. Però è interessante questo fatto qua, che noi poi abbiamo dei modelli
a cui possiamo riferirci. Perché poi le ossessioni dell'uomo sono sempre le stesse, certo, cerco di chiudere. È vero. E se tu studi le ossessioni, ti rendi conto di quello che accade. Per esempio, io in questo momento sono molto, molto fissa sul massa e potere, no? Perché lì si gioca una partita importante. E sono gli aspetti che a me preoccupano della globalizzazione, che io spero di poter superare perché so in qualche modo come maneggiarli. Prima parlavamo della potenza di fuoco delle masse, cioè il consumatore che arriva nella scena della storia, ma non è la prima volta che accade, è accaduto nel primo secolo avanti Cristo a Roma, che ha portato alle guerre civili. Guarda, se posso sì. dire a chiuso due cose, poi sono già preoccupato per quello che dirà Sergio, sì. E quindi adesso incauda veneno, no, sto scherzando. Se no, due cose, la prima, sono d'accordissimo con te, se noi ci siamo risvegliati ubriachi, per questo motivo, perché io lo dico per un certo punto, eravamo talmente concentrati nel capire crisi finanziaria, banche cattive, banche buone, sterco del diavolo, che mentre eravamo lì incasinati a gestire sta nave, non ci siamo accorti che la nave ha scarrocciato, è andata oltre la colonna d'Ercole e tu non avevi più un problema solo di gestione, diciamo, di della nave che è in rotte conosciute. Ti eri ritrovato e abbiamo alzato lo sguardo, ah, ma adesso qui siamo finiti. E il fatto che questa rivoluzione, come tutte le rivoluzioni, cambi il futuro e lo accorci, io sono d'accordo che noi siamo Boomers e la X Generation, gli unici, lo dico in un capitolo del libro, ad aver avuto un futuro simile a quello dei nostri padri. Era il futuro dei nostri padri. Era diverso per alcune cose, però aveva quella logica lì, tu inizi, fai, appunto tu citi Kuhn, che è un filosofo che io adoro, e che tu nel libro. Fai per accumulazione, nel senso che mattone dopo mattone io voglio fare questo, e nella vita più o meno. E c'è una frase che io lessi su un muro di Milano, ogni tanto gli spray servono, che diceva il futuro non è più quello di una volta. E che era scritto un ragazzo, chiaramente, cioè, che andava a sintesi, per quello ho usato quello come titolo, totalmente del ragionamento che tu fai. Cioè c'è un futuro, non è che questi ragazzi non abbiano un futuro, è che rispetto al nostro futuro è rischiamo di fare la figura di coloni americani che quando vanno i neocoloni vedono quella che chiamano Indian Summer, pensano che sia la nuova estate indiana, seminano poco prima dell'inverno e poi chiaramente si gelano i campi, questi vanno sulle navi, si mangiano anche i topi, vengono salvati dagli indiani, dai nativi americani. Cioè prendono una cantonata totale, perché se tu guardi il nuovo, la nuova terra con gli occhi della vecchia, è chiaro che quella ti sembrava un'estate. Per cui sono d'accordissimo che ci sia un futuro, ma è un futuro che non appartiene al nostro. Ma ti posso chiedere una cosa, perché io la paura più grossa che ho, quindi io te lo chiedo quasi per rassicurarmi, è che in questo terra incognita in cui stiamo andando, sia dominata, e forse ormai, dalla paura. La paura ha sempre una maggiore richiesta di sicurezza. Ora, come sai, la sicurezza ha una moneta con cui si compra, la moneta della libertà. E io ultimamente mi sto rendendo conto che c'è sempre meno spazio per l'anomalia, per l'errore. Mentre io sono convinto che anche l'universo, Parisi ci ha vinto il Nobel su questo, anche il rumore dell'universo, e poi sono gli scarti dell'universo, crea un nuovo equilibrio che ti porta più lontano. Quindi io vorrei difendere quelli che non si allineano, anche quelli con cui non sono d'accordo. Su questo io devo dirti che purtroppo condivido la tua paura, perché se continuo con l'esempio, le neocolonie non erano luoghi di grande tolleranza, la lettera scarlatta, certo. Una città. Cioè i luoghi di grande tolleranza erano Venezia, Parigi e le metropoli. I luoghi dei neocoloni sono luoghi non puritani perché diciamo erano di cultura puritana e basta, erano puritani anche in Gran Bretagna, ma è chiaro che laddove tu affronti un elemento esterno molto forte, una continua paura perché non sai se ti arrivano gli indiani, l'orso, i cannibali. Purtroppo il rischio grosso che questo porti a una domanda di sicurezza, anche impropria, ma di sicurezza, e quindi vada a discapito delle libertà, c'è. L'altra cosa che volevo dirti, e poi ascolto Sergio, era solo una precisazione.
Don Perignon, in realtà, qui vado sul tema che a me è molto caro, e Don Perignon in realtà scopre come non far esplodere le bottiglie che non riuscivano a stabilizzare lo champagne, e lo chiamavano il vino del diavolo, perché di notte esplodeva nei monasteri. Quindi lui si inventa come mettere una... No, ma è giusto, è vero, lo sapevo questa cosa delle bottiglie. Però ho già parlato troppo, ma siccome io sono astemio, sono giustificato. Io vorrei poter dire lo stesso. Però fumo. Sergio. Ah, innanzitutto ciao, perché ci rivediamo dopo tanto tempo. È vero, tu sei stato, eri stagista quando io ero già un redattore anziano, no? Corriere. Detto questo, mi sembra che del tuo libro si debba parlare oggi, forse anche di più di prima della pandemia. E comunque tu ne parli nel libro, lo attualizzi, anche se l'hai scritto prima, se l'hai immaginato prima. Anche perché questa cosa, questa rivoluzione, inizia molto prima della pandemia. E noi ci risvegliamo dalla pandemia ancora in piena rivoluzione. Anzi, forse una rivoluzione accelerata, come hai detto tu prima. Anzi, forse. Sicuramente una rivoluzione molto accelerata. Però con una condizione, con una esistenza che secondo me è diversa da prima. Dirò una cosa molto scontata, ma come tu dici, ci siamo risvegliati in terra incognita, noi ci siamo risvegliati dalla pandemia più fragili, molto più fragili. E quello di cui parlavate prima, della sicurezza, della voglia di sicurezza, io la definirei più che altro, in questo momento almeno, un desiderio di protezione, che se vogliamo ha gli stessi rischi. Sul lungo periodo, no? E senz'altro però può, perché poi noi non, veramente non sappiamo nulla, può toglierti anche un po' la volontà di continuare a navigare e soprattutto la volontà di continuare a navigare insieme. Questa fragilità e questo desiderio di protezione in Italia forse è un pochino più accentuata perché nel frattempo è, diciamo, tramontata o sta tramontando quello che era il vero motore del welfare italiano, che è la famiglia, no? E questo è un cambiamento molto importante. Detto questo, però, questa è una condizione che riguarda tutti, tutto il mondo. Da noi la famiglia era più importante, era più, diciamo, solida, aveva investito in mattone, tutte cose oggi che vengono ripensate, però questa è la condizione di fragilità, è una condizione che non possiamo che condividere. E su questo noi possiamo avere un vantaggio, diciamo così, che è quello dell'essere assolutamente più adattivi e del fatto che la condizione di fragilità e la pandemia hanno sparigliato le carte ovunque. Guarda l'Inghilterra. L'Inghilterra è un caso assolutamente emblematico. E su questo noi, diciamo, possiamo giocarcela, no? Questo come considerazione partendo dal tuo libro. E poi devo dire... A me è piaciuto anche perché in questa condizione di, diciamo, terra incognita, io leggo molto da quando è nato mio figlio, che è 9 anni fa. No? Allora, per me è impossibile, francamente, ragionare in termini retropici, Abbiamo ragionato in termini distopici per molto tempo, però mi è impossibile perché il piccolo che è nativo digitale me lo impedisce. Contemporaneamente io non so francamente se lui, con che cosa lui possa navigare in futuro. E la metafora della barca è molto bella, ma sarà una barca comune, non ho veramente la più pallida idea. E mi limito così a raccontare alcune cose, no? Perché sono diciamo divertenti anche,
Lui sì che è nato digitale e lui sì, per esempio, che conosce bene qual è quello che tu definisci il valore aggiunto, che non è quella, non ha il significato propriamente economico, ha un significato più generale che è anche psicologico, così via. E qualche giorno fa, guardandolo mi viene anche in mente che ci possa essere, senza essere retropico, ci possa essere un ritorno a un neoconsumismo del web, anche derivato semplicemente dalla prossimità algoritmica. Quando mio figlio prende in mano l'iPad, in 10 minuti mi chiede almeno 20 volte di scaricargli un'app, poi un'altra ancora, poi un'altra ancora, poi ancora una volta, e così via. E così come in questo ti mostra come la situazione è veramente differente. L'altro giorno io così stavo chiacchierando con lui, gli stavo dicendo: guarda, il Bezos ha portato, che lui sa chi è ovviamente, Bezos ha portato un signore novantenne nello spazio per 11 minuti. E io, da buon catto comunista, ovviamente gli ho detto: ma ti sembra giusto che questo possa avvenire in un momento in cui dobbiamo ancora vaccinare o rivaccinare tutto il mondo? E lui mi ha detto, ma dimostrando di avere già una prospettiva diversa, mi ha detto: guarda papà, però se mi dicessero per 20.000 euro che io posso navigare per 40 minuti nello spazio, ci penserei. Quindi lui ha già calcolato il valore aggiunto di cos'è per lui navigare. Certo, è sempre colpa della mamma in questi casi. Come? Non ti preoccupare, in questi casi è sempre colpa della mamma. Io dico. No. Ma io non sono... però cioè, guarda, tu hai toccato un punto adesso, al di là della battuta, perché come sempre tu lo sai, perché insomma fai questo lavoro, quando chiudi un libro poi hai quello che i francesi chiamano l'esprit d'escalier, ti vengono in mente 100 cose che avresti dovuto mettere dentro, 100 frasi e più riuscite, esempio. Però una di queste mi sta particolarmente, mi ruga particolarmente, che avrei voluto, magari lo farò in un prossimo libro, inserire anche un tema che riguarda questa nuova colonia, questa terra incognita, cioè che tu hai appena citato, che ruolo hanno i genitori che vengono dal vecchio mondo? Perché vedi, fino a ieri, voglio dire, sostanzialmente, per le cose più banali, tu citavi l'iPad, io non so dirti quale sia il tempo corretto per lasciare l'iPad in mano a mio figlio. I nostri genitori ripetevano un mantra che è andato avanti per 40 anni: basta televisione, spegni la televisione non più di un'ora al giorno. Io non lo so, non so dirti se sbaglio a levarglielo, se sbaglio a lasciarglielo troppo, perché io l'iPad non ce l'avevo e anche se ce l'avessi avuto non sarebbe stato con tutta la navigazione che permette adesso. Quindi che ne so io di quanto un ragazzino, il mio ne ha 15, a 15 rispetto che a 10, a 9 rispetto che a 12, non lo so, perché chiaramente i neocoloni, quando devono educare i figli, certo che ha ragione Vittorio, qualcosa portano dal passato, non è che, però è chiaro che non hanno sicuramente la dimestichezza con un territorio nuovo, dove invece tuo figlio appunto nativo, si coniuga perfettamente con l'immagine che lui è nativo e digitale. Quindi va in un processo appunto di distruzione dei paradigmi anche il ruolo genitoriale, ma inteso come quello che io trasmetto, diceva Vittorio, dobbiamo passare il testimone. Sì, ma quale testimone? Perché se io ti passo un attrezzo che è inutilizzabile, cioè se ti passo una zappa ma noi siamo sbarcati in Amazzonia, te ne fai nulla di questa zappa. Cioè, il problema è, siamo tutti d'accordo che il compito fondamentale di solito nel passaggio generazionale è dare gli strumenti attraverso la scuola, attraverso la socializzazione primaria e secondaria, per dire va bene,
ragazzo mio, il mondo è cambiato, tutto cambia, però insomma ci sono... Ecco perché io identifico delle categorie, sì, come il senso del sacrificio che deriva da sacro, etimologicamente, il senso del merito, l'avere l'abitudine a sbagliare, non essere sempre tarpati. Ma mi rendo conto anch'io che nell'indicare queste categorie ti sto dicendo, ti sto spiegando così come si accende un fuoco, non ti sto spiegando come si ara un campo, non so se mi sto spiegando delle cose, sì, che sono sempre valide perché il fuoco si accende anche in un mondo nuovo in quel modo, ma da lì a sapere come devo arare un campo, che bestie ci sono, chi ci abita in questo mondo, chi ci abiterà, auguri. E secondo me questo, e hai ragione tu, e hai ragione anche Vittorio, questa è la difficoltà della nostra generazione, cioè della generazione millennial, boomers e anche chi ha 10 anni meno di noi, per carità. Cioè che tu ti trovi per la prima volta a non sapere che modelli dare, ma non perché i ragazzi portano i capelli lunghi o vanno a fare la manifestazione, ma che c'erano sempre state. Non ci vanno, peraltro. Non ci vanno. Ma perché io, sulla cosa più banale che tu hai citato, cioè mio figlio davanti all'iPad, non ti so nemmeno dire se deve starci un'ora, 2 ore, 3 ore. Perché non so neanche che tipo di stimolo, non avendo avuto la sua età con un iPad e con quella roba lì dentro, non so neanche che tipo di stimolo posso dare. So quanto può stare mio figlio a vedere un cartone animato prima che se ne incoglionisca. Questo non riesco ancora a fare. Ma ormai è quasi inutile, sì. Le poche volte che guarda ancora le partite in TV e posso dire basta. Ma tutto il resto come la mettiamo? La navigazione è stimolo o è rincoglionimento? Io non te lo so dire questo. Probabilmente sarà tutte e due. Ma noi non abbiamo, diciamo, questo mette in crisi non solo il senso del luogo come è tipico della questa rivoluzione, ma mette in crisi anche il senso del passaggio generazionale. Ma guarda che, e da lì poi secondo me derivano tante cose che ci porterebbero fuori strada, ma a Manniti, se non ricordo male, scrive una cosa molto bella su questa incapacità dei genitori di accettare la morte, che moriranno e che non vedranno i loro figli, come dovrebbe essere naturale, no? In tutto momento i nostri figli. E lui individuava nel fatto che i genitori si vestono come le figlie, le mamme si vestono come le figlie, e le figlie si vestono come le mamme. Ma allora lascia stare la figlia. È chiaro che quello che noi stiamo facendo in questo momento non è darci un ruolo da bene, caro mio, sei nato, sei arrivato in questa terra, io ti insegno le regole di questa terra, di come funziona. Noi stiamo scimmiottando loro, cioè nella speranza di sembrare anche noi il più possibile nativi, è molto più facile vedere un padre che fa, mi spieghi un attimo come hai scaricato questa cosa, ma dov'è che hai trovato questa, ma dov'è che ho comprato questa, le mamme che vanno dietro le figlie perché hanno scelto le influencer di turno. Nessuno sta, e questo non è solo la paura della morte, per carità, la paura di ma è perché tu non riesci neanche a immaginare delle volte, bene, adesso decido, prendo atto che io non sopravviverò a mio figlio come è giusto che sia, prendo atto che devo lasciargli qualcosa, un testimone, quindi la smetto di fare io ragazzino e divento finalmente un genitore col senso della morte. Bene, una volta che ho fatto questo passaggio fondamentale, che cosa gli lascio? Qual è il corredo che ti lascio nel cassettone? Che cosa c'è? Perché questo purtroppo, ma tu immagina, è come se tuo padre ti avesse lasciato un arco nel momento in cui scoprivamo la prova da sparo, ci facevi poco con quell'arco. Io ho la sensazione che delle volte vada in crisi il rapporto tra genitori e figli, e quindi tutto il rapporto educativo lato sensu, per questo motivo. Perché noi a questo punto non abbiamo, era molto più facile per i nostri padri. Alla fine il mio padre mi ha dato le stesse regole che suo padre ha dato a lui, contestualizzate in un ambiente un pochino diverso, dove c'è l'aborto e il divorzio. Fine. Non è che fosse un altro mondo diverso, è sempre le stesse regole. Prova tu a dare le stesse regole adesso. Ma cioè, la fluidità che Bauman aveva ben individuato e che si sta applicando anche a livello sessuale, io non ti so dire se sia giusta o sbagliata. Io ti so solo dire che quando parlo con i ragazzi che hanno 20 anni, 19, 21, figli di amici miei di solito, ritengono che la sessualità non sia un tema, che la sessualità è un tema solo per me, che loro non si pongono il tema di cos'è sessualità. Siamo noi qua ancora a scandalizzarci o a dire genitore A, genitore B. A tutto questo
tu dici, vabbè, ma insomma, tutto questo viene veicolato dalla rete, dalla rivoluzione che è in corso, perché è un confronto continuo che loro hanno. Io sarei curioso di sapere se si sentono più o meno soli di noi, nel senso che se tu abitavi appunto a Codroipo ed eri un ragazzo magari con delle idee strane, eri un intellettuale e a Codroipo non se ne sono visti tanti, non lo so, eri un ragazzo che... Quanto solitudine tu avessi allora rispetto alla solitudine che un ragazzo adesso può non avere grazie alla comunità che si fa in rete. Magari lui a Codroipo è ancora isolato, ma nella rete ha migliaia o centinaia di amici. E anche di cosa gli insegniamo sul lavoro. È chiaro, sul lavoro gli insegniamo che il sacrificio rende sacro, che devi imparare a sbagliare. Benissimo. C'è qualche genitore in questo pianeta che abbia un'idea, a meno che non sia medico, io direi solo medico, perché anche avvocato non ci metterai le palle che resteranno uguali gli studi legali, ma c'è qualche genitore che in questo momento ha un'idea di dire guarda, il tuo percorso deve essere questo. Io non ce l'ho. Ma non è una questione di disfattismo. Loro avranno... Io guarda, sono più preoccupato per noi che per loro. Perché siccome le capacità di attive A sono più alte quando sei giovane, B cioè sono nati in questo mondo... Una volta mi ha fatto ridere, stavo presentando il libro perché mi raccontava uno dei relatori che suo figlio gli ha chiesto prima, vabbè, papà, ma quando tu eri piccolo la televisione c'era, adesso non è che sono, cioè, ho 50 anni, perché lui, siccome, o addirittura l'elettricità, siccome non c'era il computer, giustamente e la crasi era, beh, se non c'era il computer c'era anche la televisione, cioè non avevi la base della modernità. Quindi io sì, sono preoccupato per loro, ma loro vivranno la loro vita. Io vorrei capire cosa fa la fascia dai 40 in su, ma anche 35 per meglio dire. Cioè quelli che si ricordano benissimo la vecchia Inghilterra e il vecchio mondo, che ci sono nati e cresciuti, che hanno anche iniziato a lavorare lì e che poi si sono appunto ritrovati una mattina svegli. Perché quella poi è la base anche di molte tensioni, della paura che abbiamo, sono d'accordo con voi, e anche tensioni di carattere politico, per cui si oscilla tra un eccesso di richieste di libertà e un eccesso di paura di fascismo, che è il dibattito di questi giorni, perché obiettivamente siamo tutti disorientati. Il timore che poi si cerchi un elemento, diciamo, autoritario, comunque che vada a limitare la tua libertà, c'è ed è fortissimo. Le comunità piccole di coloni non sono mai state le grandi democrazie. Avranno avuto una grandissima etica, ma non è che potessi fare che cavolo volevi. Quindi sono d'accordissimo sia con te che con Vittorio. Adesso se vuoi concludere. Sergio? No, volevo solo aggiungere che due cose. La prima è che io non so neanche come ragioni mio figlio. Cioè la distanza, il salto è così elevato che mentre io potevo più o meno pensare a come ragionava mio padre e lui poteva fare altrettanto di me, io non so come ragiona mio figlio. E l'unica, io non, però di questo non sono particolarmente preoccupato, anche perché purtroppo non posso fare niente né come persona né come genitore. È un dato di fatto, no? Così come era la digitalizzazione, così com'è, sono tutti dati di fatto che io non posso né rifiutare né accettare, devo cercare di capire. E poi io spero solo che loro siano, che loro siano, si riescano ad adattare a una situazione di rivoluzione permanente, con buona pace di Trotsky, no? Perché questa rivoluzione molto probabilmente è difficile che possa avere un orizzonte breve, o non so neanche se avrà un orizzonte. No? Come tu dici nel libro, le rivoluzioni in genere accorciano gli orizzonti, ed è vero. Questa, secondo me, li cancella da un lato, perché secondo me non siamo neanche in un mare perigoso a cercare la costa. Siamo in un luogo dove la visibilità è zero, in un luogo non fisico dove la visibilità è zero. Quindi quello,
quello che io posso sperare è che loro si adattino a una cosa di cui io non potrei mai adattare, che è una sensazione di rivoluzione permanente. Sì, ma guarda che le rivoluzioni durano, a parte che durano tempo, se vogliamo continuare a usare l'esempio della colonizzazione, prima che, voglio dire, quella roba lì, quella terra, quel mondo nuovo diventi qualcosa di simile alle città europee, quanto passa? Un secolo. Prima... Appunto, ma capisci che... Cioè, e quindi io sono d'accordissimo che... La rivoluzione sarà molto lunga, ma il cambiamento è altrettanto lungo. Qua invece è brevissimo, è continuo. E quindi è un po' differente rispetto a quella... No, ma che adesso, se ci fossero delle rivoluzioni insieme alle altre, non sarebbero rivoluzioni, no, ovviamente, perché... Per cui... No, ma è chiarissimo, sono d'accordissimo con te, e tra l'altro mentre loro, sai, noi abbiamo gli orologi e loro il tempo, mentre loro faranno anche il tempo per andare a vedere, come la classifica di cuore, andare a vedere come va a finire, avranno anche il tempo per, spero, glielo auguro. Io non so se noi avremo il tempo, probabilmente quando non ci saremo più, saremo ancora lì a chiederci ma è buona o cattiva questa rivoluzione, a che punto siamo arrivati. Non lo so, magari, però quello che è chiaro è che poi le rivoluzioni, insomma, non ce le abbiamo tante in tutti i secoli, spero che anche questa mantenga quantomeno, che sia la quarta, come l'abbiamo chiamata, che poi non arrivi solo dopo la quinta. Però metabolizzare la quarta per noi sarà difficilissimo, è difficile per la politica che non riesce più a interpretare i bisogni collettivi. I corpi intermedi sono saltati per aria per lo stesso motivo, o stanno per saltare per aria, se prendiamo sul concreto, e è difficile per noi perché devi metabolizzare qualcosa che continua a cambiarti sotto traccia. Allora, guarda, tu guarda la reazione che ha uno della mia età rispetto a tuo figlio o a mio figlio. Se c'è una nuova app, non so, quando io ho visto che compariva TikTok, la mia prima reazione è stata: ma che cazzo, un'altra roba del genere, ho appena imparato a lui invece è contentissimo, ah, è una nuova. Allora è tutta lì la differenza, nel senso che per noi è un'altra rogna, poi impari anche come si va su TikTok se devi farlo, e i politici sono, però è un'altra rottura di palle, è un'altra cosa a cui ti devi applicare. Adesso abbiamo scoperto come funziona Zoom, c'è avuto il Covid per chi mi collega. Se mi buttano fuori fra un anno un'altra cosa che è diversissima da Zoom, in cui io mi tiro i marroni, perché noi siamo ormai anche esausti di un cambiamento continuo in cui non so più che giornalista sarò fra 5 anni. Io stavo ragionando una cosa banalissima: fra 5 anni ci saranno ancora le radio in FM o saranno tutti in podcast? Io mi devo inventare un nuovo modo di fare giornalista perché c'è più la radio FM. Banale domanda, così. Mi ha fatto venire in mente una cosa, Sebastiano, perché probabilmente resta una continuità, cioè una linea di continuità. Cioè, ti faccio proprio un esempio pratico. Io ormai gioco soltanto a un videogame, che è FIFA, e per un solo motivo, perché tutti gli altri videogame non ho più tempo di impararli. Quando ero ragazzo... avevo il tempo per passare una settimana a imparare qualcosa di nuovo. Ci ho provato con Assassin's Creed, non ce l'ho fatta. FIFA lo gioco da sempre, quindi gli aggiornamenti sono piccoli, cioè io a FIFA so giocare, devo soltanto imparare un piccolo aggiornamento in più. Quella potrebbe essere per noi il filone a cui Sì, anche ho capito, anche se io poi ritengo che... Se poi finisci come l'anziano che gira col cappello in macchina e usa sempre quell'auto perché è l'unica che sa guidare, lui certo. Piacciono le marce a frizione, sì, per carità, ma non vai lontano. Io ritengo che poi la nostra capacità, noi abbiamo un lavoro più difficile dai 35 anni sul lavoro di adattamento, sì. Perché siamo già stati arati e super arati, e voglio dire, ma in tutto, tu pensa a uno che finalmente ha la sua agenzia di viaggio, quello che finalmente, a me mi dicevano, fai giornalista, auguri, se però riesci ad arrivare a un giornale terminale, è fatta, Sole, Corriere, Repubblica, ma dove? Che non so neanche cosa ne sarà, a meno del Sole, poi non parlo per gli altri. Cioè. Vale anche per il giornale. Quindi, cioè la nostra, che tutto il mondo che avevamo, che era stato il mondo dei nostri padri, ci sia franato sotto i piedi, improvvisamente, partendo da una piccola
palla di neve, perché come tu ricordavi all'inizio stava internet, sembrava solo un modo fico per comunicare, accedere alle fonti informative, oh che bello, saremo tutti più liberi. Ci stiamo riempiendo di Novax, perché ognuno va a leggere che cazzo vuole, ma soprattutto, e anche questo non potevamo immaginare, ma soprattutto nessuno aveva immaginato questo aggiornamento continuo a cui ti sottopone questo mondo, che fai tempo a imparare una cosa che già è vecchia. Allora è chiaro che noi dovremmo sviluppare, secondo me, una capacità adattiva molto più forte, che non eravamo abituati a fare. Cioè, e lo dico anche ai miei colleghi, a tutti, cioè quelli che poi, oh, finalmente sono assunto, finalmente la mia agenzia. No, perché ti arriva domani una nuova application killer e distruggerà anche quel mondo lì. Ormai se tu parli con una ragazza giovane, un ragazzo giovane, figlia, pute, miei amici, ma io Facebook è 2 anni che non ci vado. Io devo ancora fare un profilo su Facebook, per dire. Allora, cioè io penso che noi abbiamo un compito più duro, perché dobbiamo, e tu ricordavi Kuhn, riprendere tutti i libri che abbiamo nelle librerie, ma la maggior parte, tranne San Benedetto, Aristotele, roba, buttarli nel macero. Io ho dei libri, quando stavo scrivendo il libro, a rivedermi tutte queste profezie, Rifkin, De qua, De là, ma delle cose che se tu le guardi le bruceresti prima ancora di la fine, non, lavoro. Non si bruciano i libri, ma insomma, e dobbiamo prendere tutto il bagaglio che abbiamo acquisito, e anche perché oltretutto, posto zitto, noi venivamo dall'epoca più individualista che conosca la storia del dopoguerra, per cui Sergio, a noi nessuno ci ha insegnato come si sta assieme. Tu sei magari, cioè, qualcuno ha fatto ancora punto su, ma chi ha, diciamo, 50, 40, ti dicevano solo, stai, tu sei tu, compra denim e sarai unico. Basta il collettivismo. Questa è in particolare la generazione X. La Thatcher che dice non esiste la società, esiste l'individuo. Sì. Quindi questi almeno sanno già come fare rete. Noi dobbiamo ricostruirle proprio le reti. Sì. Perché noi ci siamo stato insegnato che dai, fai avanti tu, che tu se ti applichi, tu. Sì, però le reti non sono reti di relazione. No, non sono reti di relazione, è vero. Però loro hanno, secondo me, una maggior capacità di immaginarsi come comunità di quanto non avessimo noi, della mia generazione. Però sono d'accordo con te che non essendo loro, anch'io non so se poi sia un giudizio da vecchio che dice guarda che bella comunità, in realtà è una grandissima cavolata. So che per noi, invece, ci sarà bisogno di una capacità di riadattamento totale. È chiaro che io non è che posso scrivere un libro di sfighe e dire ragazzi siamo tutti nella merda, ti dico ricordati che la capacità adattiva è fondamentale nella vita, dopodiché so benissimo che prendere tutto quello che hai, le tue rendite di posizione, quello su cui hai lavorato, quello che hai costruito mattone dopo mattone e buttarlo nel cesso perché devi smontare è una cosa che è molto facile a dire nei convegni, benissimo. Poi andiamo dai nostri colleghi, vediamo quanti dei nostri colleghi hanno cambiato atteggiamento rispetto a 10 anni fa e scopriamo che non è così facile, sì, no? Per e nulla. Voglio essere buono. Ecco, per cui mi rendo conto che un conto è scrivere, dire ragazzi, adattivi, un conto quando poi tu sulla tua pelle devi iniziare a reinventarti una cosa che neanche immaginavi. Perché se devo pensare che per 5 anni forse farò un programma solo in podcast, delle bellissime opportunità. Ma non c'è più una redazione, io non c'ho più una testata, non ho più niente di quello che avevo dietro prima, non c'ho neanche più, mi mancherà perfino l'ufficio del personale. Cioè, capisco benissimo, perché ci siamo ritrovati di nuovo nella situazione in cui io vivevo a 23, 24, 25 anni, fine 30 anni, in cui stavi lì a giocarti tutto su una fish, pensando, e ho pianto nel momento in cui è uscito il mio numero, pensando anche che è stato anche a culo in qualche modo, oltre che diciamo, con qualche abilità, e pensando che quell'esperienza lì non avrei mai più rivissuta. Mi ritrovo a 53 anni nella stessa identica situazione. Prima parlavamo fuori onda con Sergio del mio romanzo, che è stato un altro tentativo, se vuoi anche effimero o meno, ma di poter fare qualcosa, cioè devo inventarmi qualcosa. Però provo la stessa sensazione degli anni dal 1992-93 al 98-99. Dico magari, ripeto, andrà adesso, io
volevo fargli fare così tardi, neanche Lorenzo, che avevo promesso di fare 10:30, ho già sforato. Adesso, l'unico punto è che noi non sappiamo nulla, cioè i timori che voi avete li ho anch'io, le preoccupazioni, ma anche le constatazioni in molti casi, perché di Sergio non era nemmeno un timore, era proprio un dato di fatto calato, e le ho anch'io. Però siccome nessuno sa cosa ci sarà dopo, speranza, adottando certe pratiche, stanno, è che ci possa essere anche un Eldorado, che non ci siano solo steppe sterminate o cannibali. Per cui magari che tutto questo... Poi io penso che noi tendiamo anche umanamente a dimenticarci i vantaggi. Cioè io ancora adesso, quando a casa posso vedere i film, posso avere 10.000 film. Era il mio sogno, la libreria universale di Borges, era il mio sogno 20 anni fa. Ma pensa che bello se uno avesse un accesso e tutti i film del mondo, e i documentari, e tutto sono lì. E ancora adesso dico che bello poter fare una videoconferenza o guardarmi un film, anche se sono in un altro luogo, è tutto bellissimo, cioè non è che ci siano solo cose negative. Diventa un po' complicato per noi, secondo me, quando siamo attori economici in questo caso, perché finché si tratta di usare la bellezza di Netflix e lo streaming siamo tutti d'accordo, ragazzi, adulti, cioè nessuno che sia contro lo streaming. Il problema è che cosa succede a me all'interno di questo mondo rispetto agli skills, come dicono, che avevo, e rispetto alla mia capacità di adattamento. Io poi c'è una cosa, ma veramente poi chiudo, che a me angoscia ancora di più, si chiama bellezza, è che io non ho mai capito da nessun economista, se il tasso di sostituzione della digitalizzazione sarà 1-1, ma non dico 1-1, perché anche oggi... Non lo sa nessuno. No, ma perché tu, è vero, le politiche di welfare, di accompagnamento, giustissimo, fai una bella rete di protezione e aiuti me, Sergio Bottoni e Vittorio a diventare qualcos'altro. Bene, ma qui partiamo sempre dall'idea che tu crei un welfare per aiutare me a reinventarmi, perché poi un posto a testa c'è. Certo. No, perché se tu fai tutto il welfare che vuoi, ma poi i posti a 3 si riducono a 2, lì altro che rivoluzione, che devi reinventare il modello capitalista tout court, ma su questo vi lascio, perché sì, devi iniziare ad avere una popolazione che vive di rendita, qualcuno che lavora, perché, però su questo magari il prossimo libro, se no la gente... Sull'intelligenza artificiale e sugli automi, che è il vero problema. Io volevo ringraziare sia Vittorio che Sergio, perché vi ho rovinato un giovedì sera, quindi immagino che sia costato un po', tra l'altro gratis, quindi cosa... Tu sai che, come dice Giulio Sapelli, i giornalisti economici non esistono, che si dividono in 3 categorie: giornalisti economici abbastanza cari e cari, che è la vecchia battuta di Sapelli, per cui... Vabbè, ma lui... Farlo, quindi ve l'ho fatto anche fare gratis, l'unico colpevole comunque è Maggi. Assolutamente sì, infatti vi ringrazio, perché come davo per scontato la serata è stata assolutamente scoppiettante. Prima di fare però gli ufficiali ringraziamenti, invito chi ci sta ascoltando alla nostra prossima serata di giovedì prossimo, dove come al solito cambieremo completamente argomento e presenteremo un libro che peraltro uscirà il 26, lo presenteremo il 28, di Massimo Polidoro, che si chiama Pensa come uno scienziato, come coltivare l'arte del dubbio. Massimo Polidoro, scrittore e divulgatore scientifico, insieme ad Aldo Carioli, giornalista, e a Lorenzo Montali, professore associato di psicologia sociale. Quindi, anche se sembra completamente diverso, c'è comunque un filo conduttore, perché anche questo permette appunto la capacità di adattamento. Io sono assolutamente legato al libro, che il libro trasmette un messaggio positivo e reale, perché è l'unico che, come dire, ci permette di affrontare l'ignoto, di affrontare il cambiamento, di affrontare la vera e propria rivoluzione che è in campo. Non sarà la soluzione a tutti i mali, ma qualche suggerimento e qualche modalità di approccio lo dà sicuramente. Quindi quello che prima cosa dovevo fare, perché non l'ho ancora fatto durante la serata, è comprate e leggete questo libro, perché è veramente accessibile, è bello ed è utile, e non sono tanti i libri utili, e soprattutto vi lascia con domande, con suggestioni, ma vi lascia anche con delle chiavi di volta per affrontare tutto quello che stiamo vivendo, e anche questo è un grande merito. Grazie Sergio Bocconi per grazie essere... grazie. Grazie, ciao. Grazie Sebastiano. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.